È la giostra del Saracino numero 133, dedicata a Beato Gregorio X. È la giostra che chiude questa interminabile sfida al Buratto. Con Porta Santo Spirito che cerca uno storico triplete, Porta Sant'Andrea che vuole tornare a ruggire, Porta Crucifera a dimostrare di non essere in crisi e Porta del Fuoco per smettere di sfiorarla e farla finalmente sua, questa lancia d'oro che manca da 9 anni. Carriera dunque per Gian Maria Scortecci su Napoleone. Vediamo che cosa farà quest'oggi, con quale punteggio aprirà dopo il 5 della giostra straordinaria. È partito Gian Maria Scortecci, sembra un 4 per Scortecci. Stavolta dunque non sembra essere una sentenza per gli altri quartieri. Tocca ora a Enrico Vedovini su Peter Pan, momento che può essere indicativo di come sarà la giornata. È partito Enrico Vedovini e sembra un 5 per Enrico Vedovini, che sembra dunque essere tornato al punteggio più alto e dunque a portare in testa Porta Sant'Andrea. Il momento ora di Alessandro Vannozzi, Porta Crucifera dopo le ultime delusioni. Dopo qualche riluttanza è partito Vannozzi. Tabellone che si strappa, difficile qui leggere il punteggio. Punti! Il momento di Andrea Carboni su Orione. Carboni che ha sempre sfiorato nella carriera decisiva il punteggio della vittoria. Vediamo cosa fa oggi. È partito Andrea Carboni. Sembra essere un 4 per Andrea Carboni, che comunque tiene in corsa Porta del Fuoco. Arriva il momento del cecchino, Elia Cicerchia su Baby Doll. È partito Elia Cicerchia. E sembra essere un 5 per Elia Cicerchia. Ancora infallibile. È un robot. È il momento di Stefano Chierici con Pepito. È partito Stefano Chierici. Sembra essere più sul 4. Ci ha provato sicuramente, ma sembra essere un 4. Sì.
Filippo Fardelli su Lughente, dopo le delusioni delle ultime giostre, la grande opportunità magari di riscatto per Filippo Fardelli, che è partito! Ed è un 3, sembra essere un 3, sembra essere un 3. Ancora delusione dunque per Porta Crucifera, che esce anche stavolta dai giochi. E ora Andrea Vernaccini, Porta del Foro che si gioca tutto, serve un 5 per rimanere in corsa, serve un 5 per rimanere in corsa e andare agli spareggi con Porta Santo Spirito e Porta Sant'Andrea, ha dimostrato di averlo in canna, vediamo un po', è partito Andrea Vernaccini. Ed è un 5! È un 5! Ancora Vernaccini va sul 5! Ormai non fa più notizia! Porta del Foro ha trovato il suo campione! Dunque spareggi con Gian Maria Scortecci che si ripresenta. Spareggio a 3 di una giostra super equilibrata. È partito Gian Maria Scortecci! 5 anche per lui, 5 anche per lui, ci ha preso gusto, ne aveva fatti tanti in prova, si era ripetuto nella giostra straordinaria e costringe ancora gli altri a inseguire. E ora Enrico Vedovini, in un compito non facile ma ovviamente ce la può fare, ha già fatto 5 oggi, ne serve un altro per rimanere in corsa. È partito Enrico Vedovini! Ci ha provato, ma sembra essere un 4. Sembra essere un 4 che taglierebbe la strada a Porta Sant'Andrea. È il momento di Andrea Vernaccini, prima ha fatto 5. Dentro o fuori? Andrea Vernaccini! E sembra essere un 4! Porta Santo Spirito fa uno storico triplete, fa il super cappotto, 3 giostre su 3, con punteggi e continuità impressionanti. Vince la Lancia d'Oro numero 34, si porta una sola lunghezza da Porta Sant'Andrea. È l'ottava lancia per la Colombina in 5 anni, con una coppia che sembra destinata a battere nuovi record. Porta Sant'Andrea e Porta del Foro ci hanno provato, comunque tra gli applausi. È stato però tutto inutile, la fabbrica dei 5 non ha lasciato scampo. Porta Santo Spirito trionfa ancora. Un anno straordinario, dopo la giostra straordinaria è arrivato il triplet per Porta Santo Spirito che insomma ha segnato davvero la storia della giostra del Saracino. Sì, io penso che oggi abbiamo scritto veramente la storia della giostra del Saracino. Non è per noi un risultato inaspettato, sapevamo della nostra grande potenzialità, fermo restando che a giugno eravamo partiti un po' di rincorsa, però dopo le cose sono andate sempre bene, eravamo convinti di poter fare quello che oggi abbiamo fatto, cioè non siamo per niente sorpresi di quello che abbiamo fatto. Come avete vissuto questa settimana in attesa insomma del triplet? Ma con la massima tranquillità, come sempre, lavorando seriamente le nostre scuderie, è come se la vittoria del 27 fosse archiviata già da un anno. Noi lavoriamo sempre per la giostra successiva, già dalla prossima settimana lavoreremo per quella prossima di giugno. Ecco, qual è il segreto di questo quartiere e dei suoi giostratori? Il segreto è un gran lavoro, una grande amalgama fra i ragazzi, un quartiere meraviglioso, una dirigenza che è sempre pronta a lavorare e che ti devo dire, il merito è un insieme di cose, è un mix incredibile, importante e difficile da costruire, da creare, però una volta che ora ci siamo riusciti e faremo di tutto per mantenerlo così per tanti anni. Il rettore della Colombina ha una dedica particolare per quest'anno, per questa lancia in particolare? Allora io la dedica, la prima la faccio sempre
sempre a mio fratello, però questa volta, siccome la mia mamma mi guarda sempre alla televisione, la dedica anche la mia mamma. Queste dediche c'entra sempre di mezzo anche un po' la mamma. Senti, Elia, scusa, te l'aspettavi all'inizio di questa stagione vincere tre giostre di fila? No, ma non se l'aspettava nessuno, ma tantomeno noi. Prima l'anemia, poi si cambia cavalli, in una settimana riusciamo a rimetterci insieme con i nostri cavalli alla perfezione. Quest'anno abbiamo dimostrato tanto e è bene per tutto il popolo giallo-blu raccogliere i frutti del tantissimo lavoro svolto. E un complimento a tutta la squadra tecnica, perché siamo una squadra fortissima. Elia, senti, ovviamente questa resta nella storia, perché tre giostre con quella straordinaria raramente si ripeteranno e saranno vinte sempre da un solito quartiere nell'Albo d'Oro. Insomma, è un anno davvero straordinario. Ah, magari può succedere, certamente che è un anno straordinario, perché insomma vincere tre giostre su tre con tutte le faccende che ci sono successe è un anno che difficilmente si potrà ripetere. Ebbene sì, tutti dicevano faremo la storia, boh, magari l'abbiamo fatta, non lo so. Come l'hai vissuta questa giornata dopo già due vittorie? No, noi per noi la vittoria di agosto non è stata appagante, perché dopo una manifestazione di superiorità in quella maniera, dover subito rigiocare il bottino vinto non è stato appagante, quindi già dal giorno dopo ci siamo rimessi sotto lavoro e insomma i risultati sono venuti. La dedica, ho già detto, a tutta la famiglia di cui fa parte anche Baby Doll. E che avrei desiderato tanto potermi rifare. Ce l'ho fatta, Elia ha dato la possibilità, ci ha dato la possibilità di andare agli spareggi, mi hanno dato fiducia e bene, no? Senza pensieri, ciao. Infatti si è ripetuto un po' quello che è successo lo scorso anno a settembre, però l'esito è stato differente. Vabbè, Sant'Andrea, io credo Enrico abbia sbagliato di pochissimo, sono forti, tutti ci davano per favorita la vigilia, forse col segno di poi avevano ragione, però sei visto, gli altri non siamo una spanna sopra tutti, siamo a livello degli altri. Forse con un po' più di tranquillità in più quest'anno siamo fortissimi, siamo stati. Te la saresti aspettata il 17 giugno questa cavalcata trionfale? No, io direi non me la sarei aspettata neanche il 30 maggio quando arrivo all'atto di chiusura delle scuderie. È bellissimo, ora vado in Duomo. Con questa lancia si entra nella storia, l'Albo d'Oro parla chiaro, tre lance ad un quartiere in un anno solo. Questo quartiere se lo merita, è stato troppo tempo a perdere lance e a uscire, arrivare qui e guardare gli altri uscire con la lancia d'oro. Ora tocca a noi. Qual è il vostro segreto? Il lavoro e la grande coesione, io credo, di tutti, con la squadra tecnica, con Elia. Siamo quasi due fratelli, non ci sa invidie, non ci sa. È fantastico. Bianca, te la dedica di questa lancia? Ma credo che ce la meritiamo tutti. Però credo tutto questo popolo e poi anche una persona che mi è stata tanto vicino quest'estate e tra qualche giorno una prova importante, gli faccio in bocca al lupo. Scusami, un'ultima domanda. Abbiamo visto Martino Gianni mai commosso come oggi. Stava piangendo quando l'abbiamo intervistato. Martino, io lo devo ringraziare perché ha sempre avuto un sacco di fiducia in me, anche quando si vinceva uguale, perché lui era un marziano, però magari arrivavano meno da me i punteggi, quindi io sono contento di averlo reso anche orgoglioso. Alla fine siamo un prodotto suo, quindi è giusto che si commuova. Ma perché, che hai fatto? Martino piangeva. No, te che hai fatto? Ho fatto bene, credo. Grazie.